verrà dedicata una strada a lui, il magnifico nonché grande Alvaro Amici. La richiesta, espressa in più occasioni da parte dei cittadini e dei comitati, ha finalmente fatto breccia. A lui, il famoso cantore romano, sarà infatti intitolata una via all'interno del Parco dei Caduti del Mare. Ci troviamo nel quartiere della Garbatella. Con l'occasione, però, l'area verde in questione verrà anche risistemata e quindi riqualificata. Perché? Perché purtroppo attualmente la situazione di questo parco pubblico romano, quindi di quest'area verde, è messa in condizioni davvero poco piacevoli, poco eleganti. Ad annunciare la notizia sarebbe stato il presidente dell'Assemblea Capitolina e avrebbe detto: Alvaro Amici è uno dei più grandi cantori della tradizione romana, scomparso nel 2003, ed avrà un'area pubblica dedicata alla Garbatella. A meno di 2 mesi dell'approvazione all'unanimità della mozione proposta dal Movimento 5 Stelle, si è riunita la commissione toponomastica stabilendo che una parte del Parco Caduti del Mare sarà destinata proprio a ricordare Alvaro Amici. Oltre a creare quest'area verde, quindi che verrà intitolata a lui, il parco attuale verrà completamente riqualificato. Che significa riqualificare un parco? Significa metterlo in una condizione di miglioramento completo, quindi totale. Sarà sicuramente una grande nonché immensa opportunità per riqualificare il territorio intero e per far sì e per fare in modo che il territorio in questione venga a migliorarsi, ad essere migliorato, ad essere potenziato, ad essere anche però messo in una condizione di essere apprezzato in maniera davvero tanto tanto completa. Il commento della famiglia non è stato, diciamo così, negativo, anzi è stato molto 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 felice il commento della famiglia, con grande soddisfazione. Infatti avrebbero detto: sono state raccolte 12.200 firme con diverse petizioni. Ci fa molto piacere sapere che una via della Garbatella sarà dedicata al nostro padre. Io credo che sarà l'occasione per rilanciare quell'area che devo organizzare anche una bella festa. Beh, sono molto contento di ciò e io vi ringrazio per l'ascolto e per la visione. Il video termina qua, iscrivetevi se volete, commentate, fatemi sapere cosa ne pensate. Un cordiale saluto e al prossimo video da Narratore Italiano.